Comunque, diciamo, in sintesi, in questo momento il nostro è un invito alla giunta, all'amministrazione, al sindaco Gori, ad avere coraggio. La decisione dell'UNESCO offre un'occasione unica perché Bergamo faccia una scelta non antistorica e provinciale, ma europea e aperta al futuro, quindi di togliere le auto da città alta, evitarne l'accesso e rendere questo e organizzare anche, dire, la cosa naturalmente sarà complessa perché l'afflusso di molti più visitatori comporterà una serie di problemi. In realtà questi progetti di financing project, così chiamati, danno il potere tutto in mano alla speculazione commerciale, togliendo il potere decisionale alla politica, perché ci si chiede chi ha deciso, cioè chi ha interesse a che questo parcheggio si faccia, evidentemente i commercianti, evidentemente chi fa soldi con i parcheggi stessi, ma gli altri, i cittadini, noi ne abbiamo sentiti tanti. Questo parcheggio non lo vogliono perché capiscono che basta un po' di buon senso per capire che non si fanno i parcheggi nei centri storici. Un'opera di tale portata e strategica per la città andava discussa in maniera diversa, andava discussa non come è stata discussa con un blitz all'interno del Consiglio Comunale. Parlo di blitz perché 2 ore prima è stato presentato in commissione e 2 ore dopo si è preteso che il Consiglio Comunale votasse con una serie di rimostranze da parte di una serie di consiglieri, anche della maggioranza, che dicevano lasciateci il tempo di leggere queste centinaia di pagine di cui non possiamo, su cui non possiamo esprimerci con consapevolezza in così poco tempo. È stato chiesto un rinvio di una settimana per un'opera che è ferma da 13 anni, non è stato concesso il rinvio nemmeno di una settimana. Qualcuno aveva interesse a fare tutto molto veloce e che tutto avvenisse nel silenzio più assoluto. Per cui andava costruita una partecipazione, non andava fatto un blitz, non andava gestita in questa maniera, la stessa poca attenzione per i residenti che abbiamo visto per esempio col quartiere di Valtesse. La teleferica porterà i rifiuti dall'interno del parcheggio al campo utili e l'assessore Brembilla dichiara che passeranno 7.000 camion nel quartiere di Valtesse. Siamo contenti che non passino in città alta, ma non è che a Valtesse crediamo che ci siano dei cittadini di serie B, ma in ogni caso crediamo che ci siano dei cittadini che andavano comunque informati e anche questa cosa non è successa. Il comitato è spesso stato percepito con grosso nervosismo da esponenti del centro-sinistra, lo vediamo benissimo dai social network, per cui ci sono cioè come se ci si dividesse tra chi vuole bene la città e chi non lo vuole. Secondo me si tratta di fare un passo avanti e percepire il comitato come un aiuto nel tentativo di tutelare i beni comuni. Crediamo che a questo punto serva un gesto di coraggio da parte dell'amministrazione, che siamo pronti a sostenere come comitato. Questo gesto di coraggio sta nel decidere di redigere un ulteriore atto transattivo con Bergamo Parcheggi, che chiuda una volta per tutte questo progetto, si valutino quante sono le penali da pagare, sapendo bene che noi stiamo già pagando per questo parcheggio. Questo parcheggio è passato, ha avuto un aumento dei costi del 212%, in 2 mesi di lavoro che hanno prodotto una frana e dei rifiuti a tamponarla, è passata da 8 milioni a 18 milioni e 442 mila euro. Questa impresa ha già incassato 13 anni di parcheggi lungo le mura, ha già incassato 2.400.000 euro di premio assicurativo. Credo che si possa arrivare con coraggio a un atto transattivo che ci faccia uscire da uno scempio di cui rischieremmo di rimanerci, di ricordarci tutti per anni. È molto meglio riconoscere un errore e tutelare il bene comune piuttosto che andare avanti per decisionismo, per orgoglio, in un'opera, come
con cui tra l'altro il centro-sinistra locale, forse Gori approderà ad altri lidi come pare, ma il centro-sinistra locale rimarrà sempre la responsabilità di quest'opera, del traffico che provocherà, dei disagi che vedremo poi concretamente quali saranno, speriamo di non vederne, se ci sarà appunto questo gesto di coraggio.